Nel trattamento dei pazienti oncologici si va sempre più nella direzione della medicina personalizzata, trattare il paziente ma sapendo con la finalità di andare a colpire dei bersagli precisi. Anche di questo argomento se ne è parlato durante la 19ª edizione del congresso IOM in corso a Roma e noi abbiamo cercato di capire di più anche di cosa si occupa la Foundation Medicine con il professor Armando Santoro. Allora professore, la Foundation Medicine ha un progetto, questo Foundation One, proprio per la mappatura genica. Cosa sarebbe? Cosa andate a mappare e a cosa serve? Ma fondamentalmente serve a fare una mappatura molecolare, una profilazione molecolare delle cellule tumorali, del tumore, e quindi a identificare tutte quelle che possono essere le eventuali mutazioni sui quali magari sulle quali poter poi inserire dei trattamenti mirati e specifici. Diciamo che è una procedura di estremo interesse, il progetto prevede una identificazione, uno studio di 315 geni, quindi una profilazione direi estremamente estesa e completa e sicuramente con delle grandi implicazioni di possibili terapeutiche in un tempo di medicina personalizzata, di medicina targeted che va sempre più ad incrementarsi in un sempre maggior numero di indicazioni. Quindi dividendo, per quanto riguarda l'approccio diagnostico, cos'è che riuscite bene a identificare? La tipologia di tumore e come poi dopo potrebbe essere trattato quel paziente? Sì, diciamo che identifichiamo non tanto l'aspetto istologico quanto quelle che sono le caratteristiche molecolari e genetiche del tumore, quindi su questo poi si possono identificare dei farmaci ad hoc. Certo, tutto questo è limitato anche da alcuni aspetti normativi perché non c'è la registrazione di tutti i farmaci per tutte le indicazioni. Diciamo che come prima fase ci consente di conoscere meglio quello che è il profilo del tumore, capire comunque se ci sono degli eventuali bersagli molecolari. Ultimamente questo ci consente forse di valutare alcuni parametri predittivi di risposta all'immunoterapia, quindi è una valutazione estremamente interessante, con dei grossi limiti, non sto dicendo che tutti debbano fare una protezione. Ecco, a quale paziente è indirizzata? Ma direi che in linea di massima dovremmo dire per quelle patologie per le quali si conoscono delle mutazioni che sono druggable, come viene detto in termini inglesi, cioè per le quali esistono comunque dei farmaci a disposizione. Sulla carta potrebbero essere anche stessi ad altri pazienti, ma come dicevo prima ci sono delle norme regolatorie, per fare esempio possa avere un farmaco anti-BRAF che è utilizzato nel melanoma regolarmente ma che non è registrato nel trattamento di altre patologie perché non ci sono i dati e quindi lì è più discutibile il possibile impiego di questo tipo di molecole. Comunque è un arricchimento delle conoscenze con delle implicazioni in una buona percentuale di casi di eventuali approcci terapeutici mirati.